Il mare di Pescara è pulito. Dopo la storica bandiera blu al capoluogo adriatico, i dati dell'ARTA confermano la qualità delle acque. Dai prelievi effettuati il 12 e 13 di luglio è emerso che gli inquinanti sono notevolmente diminuiti, forse anche a causa dello stop alle attività produttive durante il lockdown. Tutta la costa pescarese è ora balneabile, esulta il sindaco Masci. Mare pulito, abbiamo avuto la conferma dall'ARTA, i dati sono ottimi, tutti i 10 km di costa sono puliti, quindi affrontiamo la stagione estiva nel migliore dei modi. So anche che tutti gli stabilimenti balneari non hanno un ombrellone o una palma da affittare, i locali sono tutti pieni, quindi di questo ovviamente ci fa molto piacere. Pescara è una città bella che si presenta benissimo e anche sotto l'aspetto della pulizia è una città che non si fa mancare nulla. Pescara è bella e i turisti che vengono ci ringraziano per questa città che ha 10 km di spiaggia, un bellissimo mare, dei bellissimi negozi, tant'è che siamo pieni e continueremo ad esserlo per tutta l'estate. Dopo il weekend di maltempo, il sole ha riportato i bagnanti in spiaggia. Il mare quest'anno fa contenti tutti, pescaresi e turisti. Lei di dov'è? Sono di Spoleto. E come mai in vacanza qui? Perché qui sappiamo benissimo che si mangia bene e il bimbo si diverte tanto perché le spiagge sono attrezzate e il mare normalmente è pulitissimo. Normalmente in questi giorni come l'ha trovata? In questi giorni noi siamo arrivati venerdì ma abbiamo preso solo pioggia, ma confidiamo e sappiamo benissimo che sarà trasparente il mare come ogni anno. D'altronde sono 5 anni che veniamo. E voi di dove siete? Di Pescara. E quest'anno abbiamo ottenuto la bandiera blu, è soddisfatta? Soddisfattissima. Ma si vede, che ne pensa del mare quest'anno? Pulito, noi veniamo dal 14 giugno, sempre pulito, bello. Lei da dove viene? Sono di Umbria, Brasili. Quindi brasiliana, ma vive in Umbria da un po' di anni? Sì, un po' di anni. E ora come mai in vacanza a Pescara? Un mare bello, turismo bello, ben pulito, a città mi è piaciuto tantissimo. Voi da dove venite? Allora, io vengo da Formia e sono napoletana. Io Gaeta. Stavo cercando la famosa pineta che non mi hanno detto che quasi non ci esiste più perché è stata un po' inglobata dai palazzi, no? Il mare come vi è sembrato? Per quello che stiamo vedendo ora è bellissimo, i colori sono differenti perché questo è l'Adriatico, noi veniamo dal Tirreno. Sta pure poca gente. Non è come gli altri anni era di più, da quando si è stato fatto qua.